Io più che del centro vi parlerò della pubblicazione delle lettere, perché questo era il titolo che mi è stato dato. Questa nuova pubblicazione delle lettere di Antonio Rosmini ha alle spalle, come ha già accennato il professore Ottonello stamattina, una lunga storia. L'unica pubblicazione integrale in 13 volumi risale alla fine dell'Ottocento, inizi Novecento. I padri rosminiani di allora desideravano celebrare dignitosamente il primo centenario della nascita di Rosmini, che cadeva nel 1897, al quale sarebbe seguito nel 1905 il cinquantesimo della sua morte. Quindi hanno cominciato a preparare in tempo una robusta vita di Antonio Rosmini, che poi uscirà da parte del padre Pagani in due volumi, l'epistolario completo e l'epistolario ascetico in quattro volumi. Però nel pieno di questa fervida preparazione, cioè nel marzo 1888, venne resa pubblica la non attesa condanna delle 40 proposizioni rosminiane da parte del Santo Ufficio. Dico non attesa perché in una visita di un nostro padre a Leone XIII, sembrava sicuro che non lo avrebbero condannato e quindi noi eravamo tranquilli. E questa condanna era stata firmata nel dicembre del 1887, ma si è atteso per renderla nota il 7 marzo, giorno in cui allora cadeva la festa di Tommaso d'Aquino. Una data significativa che voleva dire non seguite Rosmini, seguite Tommaso d'Aquino, mettendolo già in contraddizione. Alla condanna seguì una severa pulizia di docenti e di libri rosminiani nelle scuole cattoliche e nei seminari. Il pensiero di Rosmini era molto conosciuto e spiegato nei seminari, soprattutto nelle scuole cattoliche. C'è una specie di martirologio rosminiano che inizia con questi anni e di cui ancora non abbiamo raccontato la storia, una cosa che piacerebbe molto al professor Ottonello. E i rosminiani erano dei religiosi, quindi temevano la soppressione del loro ordine religioso. Sapevano che in Vaticano arrivavano tante richieste al proposito, cioè Rosmini si potrà sradicare nel momento in cui condannerete l'ordine che porta il suo nome. Tant'è vero che in quel periodo era padre generale Lanzoni, si erano riuniti, consiglio generalizio, e si erano chiesti se conveniva spostare tutto l'istituto in Inghilterra per essere lontani dallo sguardo del Vaticano che stava attentissimo. Di conseguenza, la pubblicazione di queste opere che erano ormai pronte, compreso l'epistolario completo, fu fatta quasi di nascosto, senza darne notizia al pubblico e finì prudenzialmente negli scantinati di qualche casa rosminiana. Inoltre, la furente polemica antirosminiana, già in fase di preparazione di questi libri, consigliò prudentemente qualche omissione e qualche ritocco delle lettere. Alle lettere, infine, mancava qualsiasi apparato critico che aiutasse il lettore a inquadrarle nel tempo, a conoscere qualcosa sulle fonti e sui destinatari. Un particolare commovente, il vecchio archivista Don Luca Laner mi disse un giorno che
che l'incaricato di decifrare e trascrivere gli originali delle lettere alla fine ci ha rimesso la vista ed è diventato cieco. In conclusione, le copie dei due epistolari, completo e ascetico, rimasero ammassate e distribuite col contagocce durante quasi tutto il Novecento. Quando nel 1985 giunsi a Stresa come direttore del Centro Rosminiano, seppi che qualche tempo prima il libraio, si chiamava Eugenio, Casanova, era di Udine, per liberare i magazzini delle edizioni rosminiane, aveva mandato al macero un camion di epistolari completi, lasciandone poche decine. Queste copie rimaste si sono esaurite in pochissimo tempo, quindi i tempi della penuria. La sofferenza di questa mancanza si era fatta acuta per il fatto che Rosmini visse tempi in cui le lettere erano uno strumento indispensabile per comprendere l'autore. Solo là si può ricostruire la formazione e la maturazione del pensatore, lo spirito di fondo che lo animava, le ricche relazioni con gli amici, le confidenze genuine, le debolezze. Il vissuto di un pensatore illumina di senso la sua dottrina. E io sono convinto che tanti forse non hanno capito Rosmini per decenni perché mancava loro la conoscenza dell'animo con cui Rosmini scriveva i libri. E se serve a qualcosa la mia stessa esperienza, io ho trovato sempre una grande utilità nell'accostare l'opera di Rosmini, che di volta in volta leggo o preparo alla stampa, con le occupazioni e lo stato d'animo dello scrittore nel momento in cui la scriveva. Lo stesso mi capita con Rebola, cioè non si riesce a capire in pieno il pensiero di un pensatore, soprattutto un pensatore che unisce testa, cuore, sentimenti. Quindi un pensatore integrale, se non si conosce il fondo, l'origine da cui poi gli viene questa sua creazione. E ricordo ad esempio, ricordo di per averlo letto, quando Gentile con disperazione stava chiedendo a padre Bozzetti l'epistolario di Rosmini perché non riusciva a trovarlo in nessuna parte. E con l'epistolaria avrebbe forse capito meglio l'animo di Rosmini. E questo stato d'animo me lo rivela soprattutto la corrispondenza che egli aveva nel tempo in cui scriveva l'opera. Si capiscono le motivazioni, si capiscono i segreti di alcune frasi, il perché dice certe cose. Del bisogno di una nuova edizione delle lettere di Rosmini se ne è parlato spesso, sentivamo questa mancanza, prima con Pierpaolo Tonello, poi con Luciano Malusa, durante i loro frequenti soggiorni a Stresa, finché ambedue si decisero generosamente di scendere in campo in prima persona. Dico generosamente, perché i problemi annessi a tale progetto e che bisognava sciogliere erano enormi. Bisognava costituire un'equipe competente e non è facile trovare competenti su Rosmini. Redigere un insieme di criteri efficaci, fare un piano di circa 30 volumi. Abbiamo visto stamattina la differenza tra il cumulo delle lettere di Leopardi e quelle di Rosmini. È enorme, da meno di 1.000 si passa forse a 14-15 mila lettere. Rivedere poi tutti gli originali, perché quelli di Rosmini sono delle copie trascritte e quindi sarebbe auspicabile risalire alle lettere spedite
il cui testo potrebbe avere delle varianti o aggiunte. Poi recuperare lettere sparse che non si trovano nel copialettere. Per fortuna che Rosmini aveva il copialettere e aveva, e anche questo per me è una cosa interessante, cioè i grandi filosofi, pensatori come Rosmini, Agostino, Tommaso, hanno potuto fare quello che hanno fatto perché c'era intorno una comunità attorno a loro. Molti pensatori odierni soffrono questo fatto, cioè non hanno chi possa aiutarli, chi possa insieme fargli fare le cose. L'edizione critica inoltre non prevede, e questa è una cosa molto dolorosa, non prevede rimborsi o compensi per i curatori. Condizione che ha il suo peso soprattutto per i giovani che vi lavorano. Sto assistendo da qualche anno agli sforzi erculei del professor Malusa nel cercare di reperire almeno i fondi indispensabili per i giovani impegnati in questo lavoro. E so da lunga esperienza, questo lo so personalmente, che bisogna bussare a tante porte ed avere la pazienza di sopportare più di un rifiuto. Oggi poi tale compito diventa più difficile sia per il clima di diffidenza che si è creato nella società. Oggi tutti diffidiamo di tutti. Sia perché è invalsa l'abitudine di mettere la cultura, soprattutto quella delle scienze umane, nell'ombra. Ricordate il ministro delle finanze di Berlusconi, quando diceva che la cultura non si mangiava con la cultura e ha tagliato i fondi un po' dappertutto. Come sempre, littere non dant panem. Chi è addetto nella ricerca di risorse per la cultura, come il mio collaboratore qui presente, colonnello Ermanno Locastro, sa che oggi per ottenere cifre anche modeste servono una montagna di documenti, cioè se uno vuole chiedere un contributo e non ha il competente che glielo fa volentieri questo lavoro, rinuncia al contributo perché la paga per fare la domanda è superiore a qualunque contributo che vi possano dare. E lo si fa apposta per scremare e per selezionare queste domande. Poi informazioni scrupolose, modalità di redigere la richiesta stressanti, insicurezza di ricevere la somma anche dopo che è stata stanziata, perché no, una volta, mi ricordo i primi anni al centro, promettevano una cosa e dopo 15 giorni arrivava. Adesso invece la promettono sotto condizione che tu fai tutto quello che hai detto che farai. E se dopo che gli mandi tutta la documentazione e tu hai omesso una cosa di quelle che gli hai promesso, non ti mandano il contributo, quindi si fa a rischio. Attesa di mesi poi e anni per ricevere la somma anche dopo realizzato l'evento. Cioè, quindi si capisce che questi contributi alla cultura diventano sempre una cosa sempre più difficile andando avanti. Pur conoscendo tutti questi ostacoli, si è partiti. Ci volle una certa audacia e la volontà di non perdersi di coraggio. Però io nei 30 anni che sono stato al centro ho capito che le battaglie migliori si vincono quando si parte col coraggio dell'innocente. Cioè non pensa a nessun rischio come Garibaldi quando è andato con i 1000 in Sicilia e si va e poi si trova che si vince e non c'è altra via oggi per poter vincere le sfide. Così a dicembre del 2015 è uscito il primo volume, porta il numero 61 nel piano generale dell'edizione critica. Non vuol dire che gli altri 60 volumi sono già stati pubblicati,
perché la numerazione delle opere è già stata fissata, prefissata all'inizio e quindi non segue l'ordine delle pubblicazioni, ma l'ordine logico del pensiero di Rosmini. Comunque, con l'edizione critica siamo già a buon punto. Sono usciti più di 50 tomi e l'opera va avanti. Io non so nelle edizioni nazionali quale edizione oggi abbia il numero di volumi con lo spessore dei volumi, perché le edizioni di Gentile, di Croce, che si sono bloccate quasi tutte perché non trovano chi li fa, sono volumetti a volte. Invece quelli di Rosmini sono anche di 1000 pagine, di 700, di cose. Beh, 50, sono 52 volumi, mi pare adesso, stiamo andando abbastanza bene. Il secondo volume delle lettere è in stampa e dovrebbe uscire in questa primavera. Mi pare si stia preparando anche il terzo volume, che vedrà la luce, a Dio piacendo, nella primavera del 2017. Riusciremo ad andare avanti con questo ritmo? Soprattutto porteremo a fine l'opera? Non lo sappiamo. Si tratta di un'equazione con molte incognite, ma ci consola già il fatto di avere iniziato. Queste opere complesse sono come la costruzione di una cattedrale. Si fa il progetto, si gettano le fondamenta, si inizia a costruire pietra sopra pietra. Il lavoro a volte si prolunga per decenni, a volte secoli. Mi pare che il Duomo di Milano sia ancora in costruzione. Vedevo al telegiornale ieri che poi deve essere continuamente rinnovato, perché il marmo più di 50 anni, 70, quel marmo lì si deteriora e quindi bisogna cambiare i pezzi. Però ciò che è stato fatto rimane una realtà già compiuta. In questo tipo di lavori vale il proverbio «cosa fatta capo a». Cioè, adesso, fino al 1816, le lettere di Rosmini sono tranquille, sono state fatte. Si va avanti quindi per sovrapposizione, dove il già fatto è subito utilizzabile senza dover aspettare che si completi l'opera. E avere a disposizione in modo definitivo i primi tre volumi è già qualcosa di compiuto e qualcosa di grande. Inoltre, in questo genere di lavori, più i tasselli del progetto unitario vengono posti, più aumenta il coraggio e la speranza di poter condurre a termine l'intero disegno. Un po' come quando si mangia le ciliegie, che una tira l'altra, e quando un buon bevitore inizia a bere il vino, il primo bicchiere non sa se berlo o no, poi uno tira l'altro. Così capita in queste opere un po' complesse. È stata così con l'edizione critica. Abbiamo iniziato senza mezzi e ad ogni volume non sapevamo se ne fossero seguiti altri. Poi, passo dopo passo, abbiamo superato, come vi ho detto, i 50 volumi ed ora sì, ora siamo certi che i rimanenti, ne rimangono un 10-12, verranno pubblicati. Vorrei terminare, in nome del Centro Rosminiano di Stresa, che quest'anno compie i 50 anni della sua vita, e sarebbe interessante anche questa storia, è iniziata con Michele Federico Sciacca come una cattedrale nel deserto, cioè con grandissimi progetti ma niente di realtà, e piano piano tutto il progetto di Sciacca si è riempito in questi 50 anni. Dovevamo vincere determinate scommesse, liberare Rosmini dalla condanna, farlo diventare beato, lotte secolari, farlo entrare nel pensiero laico, nelle università. Abbiamo centrato tutti i bersagli al punto che ogni tanto mi viene da dire ormai non ho più niente, è meglio che muoia, perché non i posteri devono inventare delle cose nuove.
Quindi vorrei terminare in nome con un grande ringraziamento verso le persone implicate nel progetto. Più volte sono stato invitato come direttore del Centro Rosminiano a far parte attiva del comitato responsabile. Ho preferito incoraggiarlo rimanendone all'esterno. Questo noi del centro lo facciamo con tutti. L'abbiamo fatto con Rovereto, il centro Rosmini di Rovereto, con Isola di Capo Rizzuto, il centro Rosmini di Crotone, con la 6, la televisione che ci sta riprendendo di Varese, cioè il Rosmini Institute, no? Mi correggono se sbaglio. Lo facciamo con tutti perché fa parte dello stile rosminiano lasciare che i laici lavorino in piena autonomia, assumendosene sia i rischi ma anche il riconoscimento. Cioè, il rosminiano come religiosa non ha mai voluto inquadrare, dirigere, fare andare avanti un pensiero, lo lascia alla libertà dei laici che vogliono aiutarlo. D'altra parte, di fronte alla competenza professionale di un Ottonello, di un Malusa, adesso di una Zanardi, in questo genere di pubblicazioni, io non potrei che inchinarmi con rispetto e riconoscenza. Come direbbe Papa Francesco, chi sono io per dettare loro i criteri per fare un'edizione critica delle lettere? Con che autorità potrei dire no, fate così, fate in quest'altro modo? Non è il mio campo e quindi è giusto che siano quelli che si sono presi l'opera. A me ed a noi, quindi, figli spirituali di Rosmini, non rimane che un sentimento di fierezza nel conoscere in quali mani la provvidenza abbia affidato una parte così importante dell'eredità intellettuale lasciataci da Rosmini. E quindi, come diceva Rosmini con i suoi benefattori, diceva: da parte mia un umile ringraziamento, da parte di Dio molto, molto di più.